Ore 12. Queste sono le prime auto a varcare ufficialmente l'ingresso del nuovo casello di Malo della Pedemontana. Da questo svincolo sarà possibile arrivare direttamente a Brianza o collegarsi alla 31. Nessuna inaugurazione ufficiale come voluto dal governatore Zaia, ma il completamento di questo ulteriore tassello dell'opera era fortemente atteso da queste comunità del Vicentino. Io conto che diventi ancora più attrattivo il nostro territorio per l'insediamento di nuove attività, nuove imprese, oltre che naturalmente essere un vantaggio per tutti i cittadini, perché i tempi di percorrenza vengono ristretti. Per dire, da Malo alla 31, ora in 5 minuti, quando prima per raggiungere il casello di Tiene impiegavamo 15 minuti. L'apertura di questo casello è finalmente un passaggio fondamentale per l'opera, per il territorio dell'Alto Vicentino. Sicuramente Isola Vicentina e Malo sono i comuni che a questo casello guardano con maggiore attenzione, sia per i volumi di traffico che dovrebbero drenare, ma anche per i volumi di traffico che potrebbero generare. E quindi c'è un'attenzione particolare, c'è stata dai tempi della progettazione e continua ad esserci. 12 nuovi chilometri, 2 ponti e 4 gallerie artificiali. Un'opera consegnata in questo momento che rappresenta anche un importante segnale. È un segnale, questo anche per la caparbietà del nostro presidente. Il presidente della regione è stato molto determinato nel portare avanti quest'opera e quindi sicuramente è un segnale di ripresa in un momento in cui il paese ha bisogno di questi segnali.